Vittorino Morari nasce il 9 marzo del 1932 a Canda, un piccolo paese del Rodigino, incuneato tra l'Adige e il Po e bagnato dal fiume Tartaro. I suoi primi anni scorrono in piccoli borghi del Polesina come Stellata e poi Ficarolo, lambita dal grande fiume Po che porta poi le sue acque sino all'Adriatico. Sono queste premesse geografiche che denotano la capacità del giovane Morari a spaziare con la mente e gli occhi intorno a sé, in una terra veneta che si può ben dire di confine tra la Lombardia, l'Emilia-Romagna, i grandi fiumi e il mare. Dopo gli studi liceali e la laurea in farmacia conseguita nel 1957 all'Università di Ferrara, Morari si trasferisce per lavoro a Treviso. Sarà questo nuovo mondo a far emergere in Vittorino Morari la ricerca di moderni mezzi espressivi ed artistici che potessero cogliere ed immortalare le emozioni visive dei nuovi spazi con i ricordi della mai dimenticata Ferrara. La marca gioiosa e amorosa lo conduce anche a riflettere, al pari di Venezia, sull'armonia che secoli di civiltà, cultura, arte e amore per il bello possono creare. Era logico e scontato che per una persona attenta e sensibile come Vittorino, la frequentazione di questi luoghi e queste terre, riscoperte quotidianamente nei suoi continui viaggi di lavoro, lo portassero alla pittura. Anni 60 e 70. Esordi di un argonauta. Gli anni che vanno dal 1960 alla fine degli anni 70 sono quelli della lunga pazienza, della ricerca del proprio io, della capacità di identificarsi con la pittura. I temi sono molteplici e scaturiscono da lunghe pratiche di disegno in bianco e nero e dall'uso di varie tecniche artistiche su soggetti come le nature morte, i paesaggi, i ritratti e gli studi di figure. Sono gli anni di approfondimento sull'arte italiana, ad iniziare dal primo Rinascimento fino ad arrivare alle avanguardie storiche del Novecento. Anni 80. Metamorfosi e versatilità. Morari scopre come l'arte che perfeziona la vita e l'uomo possa creare anche l'amore per ogni cosa, senza lotta e senza odio. Con una mente straordinariamente lucida e serena, l'artista dà una personalità agli oggetti, alle case, ai mobili, alle strade e alle città storiche, alle piazze e agli spazi aperti della campagna, creando nello stesso tempo un'anima alle cose, alle figure e ad ogni fenomeno naturale. Saranno le meditazioni sulla metafisica di De Chirico e sulla ricerca pittorica di Morandi a introdurre le sue prime riflessioni sulla forte carica espressiva del post-impressionismo e poi dall'espressionismo europeo. Anni 90, l'esperienza della lezione del Novecento. Intuizione sintetica tra forma e colore che porta ad una sorta di saturazione cromatica e ad una sintonia della forma con la massima depurazione timbrica del colore puro, applicato senza ombreggiature o fusioni cromatiche.
La pennellata fluida e quasi scomposta, con una forte componente e carica espressiva, trasforma i soggetti da semplici spunti di matrice figurativa a immagini mentali. Anni 2000. La poetica del colore. Ricerca artistica in cui la rappresentazione della realtà assume forme legate essenzialmente al valore timbrico dei colori puri e delle tinte fondamentali: giallo, arancio, rosso, viola, blu e verde. Nella pittura di questi anni il segno e la pennellata danno origine all'oggetto inserito nello spazio bianco della tela in modo dinamico e vivo. L'accento è portato dall'artista sulla nozione di energia creativa, piuttosto che su quella di massa o forma. Il risultato è un colore senza corpo, la cui esistenza è avvertibile dalla vibrazione del timbro, una qualità interna dell'atto nel colore. Colore, energia, luce pervadono le superfici delle tele, costituendo l'intera armonia esistenziale dei suoi elementi. Realizzate in questa maniera, è lo stesso qua. Anche questo è perso. Come posso andare fuori queste cose? L'esperienza si va avanti, prima come esatto.